Ci siamo, tutto è pronto per iniziare Selvaggia, tra pochi minuti il cooking show, quindi un saluto particolare al pubblico qui sotto le logge, benvenuti! Grande entusiasmo per Selvaggia e allora i protagonisti di questo cooking show, io non finirò mai di ringraziare lo chef stellato Michelin che arriva dal ristorante Lunasia Green Park Resort Hotel di Tirrenia, lui è Luca Landi. Con il suo aiuto che è? Stefano Cipollini. Stefano Cipollini. Questa persona, la conoscete, è il motore di Selvaggia, dalle 6 a raccogliere tutti i fiori, le piante, le sta catalogando, è un uomo, è un mito, è qui con noi l'erotico Marco Pardini! Io vorrei far alzare le istituzioni, si alzi e siamo contenti di avere la banca della Versia Lunigiana e Garfagnana, della figura del vicepresidente. Anche voi siete un'erbetta spontanea. Infatti noi siamo un'erba che è nata giù in Versilia, poi si è sviluppata in altre zone. Dalla Versilia si è sviluppata in Lunigiana, successivamente in Garfagnana e ultimamente a Massa Carrara. Il piatto di oggi è una zuppa, è una crema di ortiche con uno zabaione di tuorlo d'uovo di papero accompagnato con delle aringhe affumicate e le nostre sante benedette erbette. Allora, quindi diamo gli ingredienti, Luca. Allora, gli ingredienti, noi dobbiamo realizzare una camicia con del mais soffiato ed è farina, burro, uovo e l'olio d'oliva per friggere. Quindi questo per la camicia dell'uovo. Quindi, e il tuorlo facciamo e lo zabaione. Quindi uovo di papero, mais soffiato, burro, farina e olio. Oh, allora spiegami bene, Luca, perché io sono un po' duro di comprendonio e voglio far capire a casa, no? Allora, questo che sembra un uovo in realtà non è l'uovo, cioè è fatta col bianco dell'uovo. È fatto col bianco dell'uovo e noi realizziamo una sfera di burro che friggendo si scioglierà, ci lascerà la nostra camicia da riempire con lo zabaione. Ah, allora facciamo? Certo, e sarà accompagnato con una crema d'ortiche. Abbiamo pronta, ma facciamo vedere i passaggi principali. Dunque dovete sapere che con lui abbiamo fatto tanti programmi televisivi. Io l'ho chiamato perché veramente so che ci sorprende. Già questa cosa della camicia fatta così, che poi si riempie con lo zabaione, e vedrete che è semplice. Allora, vediamo come si realizza questo piatto. Allora, in maniera molto semplice. Allora, bianco d'uovo, giusto sbattuto, una pallina di burro passata alla farina, al bianco d'uovo e poi al mais soffiato. Possono essere anche i semplici cereali delle colazioni, un mais soffiato. Lo ripassiamo un'altra volta nel bianco d'uovo, lo ripassiamo nel mais soffiato e una volta impanato ci facciamo un buchino dove uscirà tutto il burro e lo andremo a friggere semplicemente nell'olio caldo. Una volta che è fritto avrà fatto una crosta, dal buco faremo uscire il burro che si sarà liquefatto, si sarà sciolto e lo andiamo a riempire con uno zabaione, lo zabaione del bianco che abbiamo messo via, non l'abbiamo già preparato, e la crema di ortiche che accompagna questo tuorlo d'uovo. Per la crema di ortiche innanzitutto sbianchiamo leggermente le ortiche in acqua salata per levargli il tono più amaro, giusto scottate, un secondino. Andiamo in una padella, olio extravergine d'oliva e un'ideina di scalogno.
e l'andiamo a passire. Ecco lo scalogno che è più leggero della cipolla, è meno aggressivo. È aggressivo della cipolla, sa leggermente, no, è un incrocio tra la, no, no, come gusto tra l'aglio e la cipolla, quindi è meno persistente, è meno piccante, un po' più dolcino e dà, no, un umami, quindi una sapidità particolare alle creme con delicatezza. Con delicatezza, quindi questa è sbianchita, andiamo a passire lo scalogno e tiriamo su l'ortica cotta, giusto scottata, no? Gli fa perdere. Quindi è tutto chiaro, insomma, no? Fino a questo momento. Gli fa perdere. Abbiamo fatto la pallina come il burro e il chiaro dell'uovo, abbiamo sbollentato, siccome ho 3 microfoni, abbiamo sbollentato tutto quanto e siamo quindi pronti. Quindi l'ortica è appassita, facciamo leggermente appassire lo scalogno e andiamo a finire la crema. Quindi l'ortica sullo scalogno appassito, un goccino di brodo vegetale, no, di brodo di pollo, una puntina di panna per renderla più cremosa e poi frullata bene. E questo è il risultato finale, quindi una crema di ortiche. Io direi di fare un applauso alla crema di ortiche, perché voglio dire... Intanto. Il piatto, vedete, è di una semplicità sconvolgente anche dal punto di vista del costo, ma è geniale come piatto, è veramente geniale. Che hai buttato? Un piccolo trucco, non ci posso mettere il dito per vedere se è caldo, diciamo, in cucina i tecnici fanno con la sonda, la mia nonna e anche il mio primo chef mi insegnava un po' di farina nell'olio, col tempo che o ritorna su o inizia a friggere uno sa, senza, no, metterci il dito e bruciarsi, se l'olio è caldo o meno. Anche se voi chef avete sempre le dita di amianto. Anche se voi chef avete sempre le dita di amianto. L'oro, l'olio caldo è dura, eh? Dura. Quindi l'olio è caldo, eh? E andiamo a immergere. Partita per la parte di te, torna meglio. Andiamo a immergere la pallina dentro l'olio per farlo friggere. E qui butta fuori il burro, come funziona? Cioè farà prima la crosta, intanto il burro inizia a sciogliersi, e dal buchino uscirà il burro. E il burro andrà ad avvolgere esternamente? No, il burro si liquefà e si unirà all'olio di cottura, quindi una volta cotto... Sarà, ora non so se dalla televisione si può vedere. No, si vede bene. Guarda, fermo che lo quadra il nostro Abramo. Eccolo. Dentro è vuoto e fuori c'è una camicia. Frigge bene. Fanno diventare ben croccante. E ora idealmente la nostra crema d'ortica dovrebbe cuocere all'incirca una decina, 15 minuti, poi un goccino di brodo vegetale o di acqua di cottura e una puntina di panna, frullato, e quello è il risultato. Ecco, questo è il risultato, non occorre frullarlo. Mentre va all'olio, io vorrei chiedere a Marco le proprietà dell'ortica. Intanto orticus, no? Com'è? No, urtica dioica oppure urtica urens delle urticacee. L'urtica è una delle piante probabilmente più medicinali e più in uso alla medicina popolare che esista nella nostra zona. Le piante sono prevalentemente tutte quante medicinali, persino quelle tossiche, anche quelle mortali, ovviamente trattate dall'omeopata o dal farmacista e prese in diluizioni come devono essere prese. Del resto la parola veleno in antico greco si dice pharmakon, e quindi significa che tutto ciò che esiste in natura l'uomo lo ha sperimentato come medicamento o come alimento. In questo caso, come in molti altri, abbiamo una pianta nobile, perché l'ortica, per quanto a voi possa sembrare magari così istintivamente una pianta urticante, appunto fastidiosa, in realtà è una pianta che contiene un sacco di principi medicamentosi, alzano le difese immunitarie, per esempio le ortiche, e devo dire che lui ha fatto una cosa molto istintiva e fatta bene, perché l'ortica passata sopra i 70 gradi di temperatura in cottura perderebbe gran parte
parte delle sue capacità terapeutiche, invece avendola soltanto sbollentata, di fatto tutti i principi medicamentosi della pianta sono ancora presenti in questa crema che lui ha realizzato e che anche dal punto di vista medicamentoso direi è un ottimo rimedio per gli intestini, alza le difese immunitarie e l'urtica è un antinevralgico, fa passare anche il mal di testa. Bene, intanto siamo pronti. Facendo agli onori della camera vedere come svuota. Si svuota il burro, vedete? Si è sciolto, dentro la sfondiamo. È incredibile questa cosa. Applauso, perché questo sembra, no? Però vedete come il grande chef l'uovo fa... di Colombo, no? Sembra l'uovo di Colombo, ma il grande chef fa la differenza. Solo fatta alla rovescia. Dov'è il presidente? È andato via il vicepresidente. Quindi, dopodiché, noi abbiamo già condito per... facilità il tuorlo d'uovo ed è giusto condito con sale e pepe e olio e andiamo a realizzare, no, senza fargli prendere troppo calore, lo zabaione per farcirlo. Quindi a questo punto la crema d'ortiche andrebbe frullata con una puntina di panna e andiamo a realizzare lo zabaione, ricordiamolo, fatto con il tuorlo d'uovo del papero. Quindi con il bianco abbiamo realizzato la camicia, con il bianco del tuorlo e basta, non ci ha aggiunto sale, pepe e olio. Sale, pepe e olio. Andiamo a scaldare e andiamo a leggermente a emulsionare e a montare. Bene, lo zabaione è pronto, ci siamo, ci siamo. Ah, che meraviglia, Luca Landi, che è venuto a Castelnuovo per raccontarci una storia fantastica, ha ricreato questa camicia per ridare nuova vita all'uovo. Esattamente, quindi una camicia fatta con il mais soffiato e il bianco d'uovo e il svuotato e riempito poi con il nostro zabaione. Ecco, allora andiamo, prego. Bene, allora ci siamo anche con lo zabaione, eccolo qua, e adesso vediamo come con si riempie. Lo zabaione si riempie la camicia d'uovo, pian pianino. Praticamente lui ha ricreato l'uovo, gli ha dato nuova vita e devo dire che si sposa perfettamente con la Pasqua, con la primavera, perché è il periodo anche che le galline fanno tante uova. E poi questo letto di ortica che invece si sposa con la nostra manifestazione che è Selvaggia qui a Castelnuovo Garfagnana, festa delle erbe spontanee, dei fiori e delle gemme. Viva Selvaggia! Quindi l'uovo è ripieno, ok? La crema è finita e calda, quindi andiamo a mettere sul fondo del piatto la crema d'ortiche. Leggermente sbollettata, come diceva Marco, così non perde le proprietà nutraceutiche e poi anche la composizione del piatto, logicamente siamo mica qui a pizze e fichi, siamo a Castelnuovo, a Selvaggia. Qui te ora sdarai, che fai? Però la tecnica è a servizio della cucina. Sono d'accordo, perché l'innovazione serve per migliorare la tradizione. L'innovazione fatta male è una bestemmia. Bravo. Però se serve per migliorare la cucina, questo è il sistema migliore per poter ottenere una mousse, perché quello che noi facciamo in un kitchen, utilizziamo delle proteine, delle fibre, che fosse colla di pesce o panna o uovo, per incorporare dell'aria con il filo della frusta. Bene, in un sifone, quindi, che non è una bestemmia, è una bombolina di gas, quindi, che viene immessa con forza dentro la fibra che noi andiamo a montare. Quindi è una panna montata, quindi dagli anni 40 negli Stati Uniti, che viene venduta, e non è una cosa astrusa di cucina chimica, è solo un ragionamento. Se io faccio una cosa sotto vuoto e la gonfio per pressione, ottengo una cosa più ariosa. Noi qui dentro abbiamo messo 250 grammi di formaggio di robiola di capra con 500 grammi di panna, that's it, nient'altro. Due cariche di cream e otterremo, ve la faccio vedere prima sulla placchetta, una crema, una mousse, una panna montata di fonduta di formaggio.
Quindi all'interno del piatto ricreerà il nostro bianco d'uovo. A me mi fa impazzire, Luca. Ci mettiamo l'uovo fritto. Guardate la cromaticità del piatto. Andiamo a completare con qualche pezzettino di aringa affumicata. Questa è alta cucina, signori, questa è veramente alta cucina. Dove? A Selvaggia, a Castelnuovo Garfagnana, per questa prima edizione Luca Landi, un piatto straordinario, straordinario. Ma aveva detto al telefono: Fabrizio, ti stupirò, e devo dire che ci è riuscito. Alla grande. Allora, e qui andiamo, quindi l'erba, il tono amaro del cotto, la dolcezza, no? L'aromaticità del crudo, sempre. Quindi delle piccole foglioline di portulaca. Quindi Marco ci spiegherà. Che cos'è la portulaca? Portulaca oleracea è una pianta alimentare molto buona che ha un sapore che varia dal pisellino fresco al sedano e viene raccolta tradizionalmente nella nostra zona fino al mare, si chiama anche porcellana, è una delle piante più buone da mangiare crude, non ha bisogno di essere lessata, scottata, si mangia così, talvolta si può condire con una riduzione di limone, olio extravergine d'oliva, un po' che abbia incorporato aria, sbattuto, si condisce in quel modo una sorta di vinagre, è una delle piante alimentari più buone in assoluto. Eccoci qua, quindi siamo al piatto finito, no? Perché dente di leone, quindi dente, un tonno, dente di tigre, scusa. Dente di tigre, no, anche, no, che cos'è? Dente di leone. Sì, ma questa è di tigre. Dente di tigre, Marco, Wikipedia Pardini, prego. È il nome comune, cioè dente di tigre è il nome dialettale di alcuni paesi del nostro circondario che si dà a una pianta che in scienza si chiama picris, tutto il genere picris che voi forse chiamate lattughino selvatico, insomma una sorta di cicoria del Poggio, si adopera a questo livello cruda perché è ancora tenera e particolarmente gradevole, quando diventerà più verde intenso avrà bisogno di essere cotta nella cosiddetta minestrella di Gallicano. Che domani sarà con noi, domani pomeriggio, la minestrella di Gallicano. Allora aggiungiamo qualche altra erbetta. Due pezzettini di erba cipollina, sempre a condimento della nostra insalatina di crudo. E qualche pezzettino di acetosella. Acetosella? Oxalis, contiene acido ossalico ed è una pianta che da sola potrebbe sostituire il sale, nel senso che se qualcuno con problemi di pressione arteriosa deve fare a meno di salare gli ingredienti, i cibi, i piatti, potrebbe utilizzare in natura una serie di rimedi, uno dei quali è la acetosella oxalis, dall'acido ossalico, quindi è saporita. Ed eccolo qua, quindi il nostro piatto terminato praticamente è un uovo fritto, guardate che meraviglia. Allora è veramente tutto per questo primo cookie show di Selvaggia. Ringraziamo Luciano Bertolini, vicepresidente della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Luca Landi e il nostro Marco Pardini. Viva Selvaggia! Guardate che meraviglia!